Mister, quanto è equivoca questa partita? Perché è chiaro che il Milan è un po', non è in un gran momento, però è sempre il Milan, no? La tua percezione alla vigilia qual è? Beh, equivoca poco. Noi siamo in lotta per la salvezza. Loro, anche non vivendo un momento di grande splendore, però è il Milan. Giocano in casa, leggendo, sentendo. Vogliono fare di tutto per vincere questa gara. Quindi questo è un po' l'analisi mia, quindi... Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare punti per toglierci prima possibile da questa lotta che credo ci vede competere con tante squadre e loro, ripeto, faranno di tutto per vincere in casa, il Milan è il Milan. Recuperi tutti, Moras, Moras sì, Ionita. Sì, cioè... sì, abbiamo recuperato tutti, e quindi questo è un buon segnale, anche se magari, come ho già detto tante altre volte, Vanghe Moras un po' di tempo, insomma, che convive. Però come tanti altri giocatori fanno di tutto per esserci, quindi questo mi rende contento, felice. Il Milan è da nono posto, questo sta dicendo la classifica, ma ha un organico veramente da essere così in basso, anche se chiaramente non è il Milan che è sempre stato negli ultimi anni. Ma credo che obiettivamente, non so, leggendo anche quello che diceva Pippo, è che sono contenti di quello che è stato l'andamento. Il Milan non può essere contento e non può accontentarsi di questa posizione in classifica, quindi... Però le stagioni, ogni stagione ha una sua storia, quindi sono, insomma, però come sentivo e ho letto, insomma, basta poco, quindi loro fanno sempre fede, insomma, di vincere 3-4 partite di fila e poi dopo le cose possono cambiare. Però fino adesso quello che dice il campionato è questo, quindi sicuramente non sono contenti della loro stagione. Come si fa il risultato a San Siro, mister? Ah, non so, dovete dire, vabbè, ma voi non ve lo chiedo perché è tanto tempo che non lo fate neanche voi. No, non so, a parte le battute, insomma, la storia dice che è difficile. Lo scorso anno pensavamo di esserci andati, di esserci riusciti, poi credo che una leggerezza ci è costato un pareggio ed era, credo, molto stretto per noi. Ma quello che dicevo prima, ogni partita ha una storia, loro faranno di tutto, noi dobbiamo essere bravi a contenere, a ripartire, è un po' quello che, insomma, si sente, si dice e basta. Poi bisogna pensare a giocare la partita e a far di tutto per far punti. Ciao. Dai. Sì. È veramente battibile questo Milan, perché insomma, da come lo raccontano, sembra una squadra quasi allo sbando, alla fine è sempre il Milan. Si può veramente fare i tre punti? Ma dipende chi fa questi racconti, perché chi fa questi racconti credo che abbiamo poca credibilità. Il Milan è il Milan. Come magari tante altre squadre, grandi o piccole, può vivere un momento non felice, non positivo, però il Milan ha grandi interpreti, li ha sempre avuti, anche in stagioni magari precedenti a queste, in cui magari non hanno fatto grandi stagioni, quindi in una gara può sempre risolvere e vincere la partita, perché ha giocatori importanti, giocatori da Milan, quindi è un'annata così, però c'è ancora tanti punti a disposizione e mi auguro, insomma, che Pippo riesca a riprendersi magari dalla prossima partita, non da questa. E il Verona come ci arriva? Questa sfida che storicamente sembra impossibile, poi chissà, magari per la legge dei grandi numeri, no? C'è una prima volta. Ma di là della legge dei grandi numeri noi ci arriviamo un po' meglio, perché abbiamo fatto risultati, quindi dal punto di vista psicologico questo è uno sport come tanti altri sport, ma che è importante, quindi ovviamente non siamo quelli di due partite fa, quindi i punti sono stati importanti, però non cambia il nostro modo di pensare, che è quella una squadra che deve lottare fino alla fine per la salvezza. Quindi ogni partita in casa di grandi squadre come il Milan, come sarà Napoli, Lazio, insomma, ti ho detto 3 partite, poi Cesena e Inter, quindi di queste 5 partite, 4 con grandi squadre che possono avere momenti più o meno esaltanti oppure momenti importanti come il Napoli che... lì per il secondo posto, quindi noi dobbiamo cercare punti in ogni gara e faremo così anche domani. Grazie. Quanto morale ci dà, mister, la vittoria di Cagliari? Ci dà più fiducia, più tranquillità anche per San Siro? Beh, insomma, i risultati, chiunque può pensare il contrario, sono la base un po' di tutto, quindi l'entusiasmo, la consapevolezza, lavorare meglio. E quindi i 2 risultati importanti ci permettono di aver alzato un po' la testa, che comunque era china, perché non è che si sta bene quando non si perde e delle sconfitte, insomma, o larghe o piccole che siano, sono sempre sconfitte, quindi la medicina migliore è il risultato, quindi stiamo un po' meglio e andiamo a giocarcela come sempre. Che partita dovrà fare il Verona domani?
Ma credo che il Verona deve fare la partita che sa fare, quindi deve difendere bene, difendere in tanti, chiudere spazi, non concedere ripartenze. Il Milan è una delle squadre che, soprattutto nel momento in cui faceva bene, ripartiva, e quindi dobbiamo essere, adesso non so neanche gli interpreti dell'attacco del Milan, però insomma, Destro, Menez, Cerci. Sembrano tre nomi molto molto importanti, non consideriamo insomma, Bonaventura oppure Onda e quindi tanti altri, quindi questi Pazzini, Giampaolo, quindi gli interpreti, basta dire i nomi, sono importanti, però è sempre una squadra che gioca, noi stiamo meglio e quindi domani vediamo. Luca, allora, prima cosa, però torni a San Siro e però quando vedi il rossonero magari un po' di derby dentro lo senti No, sempre. se non ne ho giocati qualcuno, beh, al di là di derby da giocatore mi interessa quello dell'allenatore, quindi dispiace lo scorso anno perché pensavo proprio di farcela, è stata una buona partita, però al di là degli errori, quant'altro, insomma, l'anno scorso facevo il Balotelli se non sbaglio, insomma, però abbiamo vinto la gara in casa. Vediamo, l'andata abbiamo perso in casa e il loro portiere è stato importante, non è stato un risultato molto, molto eclatante. Nel calcio, come dico sempre, come ho detto anche ai ragazzi, sono importanti giocarsi anche delle rivincite e mi auguro che domani sia una bella rivincita da prenderci. Volevo chiederle, con le dovute chiaramente differenze, tornando al discorso Inzaghi, avete avuto forse un po' troppe critiche tutti e due in quest'ultima parte di stagione, a parte che l'allenatore di solito fa da parafulmine. Si è un po' parallelo questo. Io sentivo ieri Montella che anche lui aveva avuto critiche all'inizio, poi le ha avute Allegri, poi le ha avute. In Italia se critiche basta, no, a parte tutto, fa parte del gioco, quindi che a loro per obiettivi, noi anche se sinceramente non siamo mai andati in posizioni veramente difficili, però è così, insomma, si fa parte di club importanti, di piazze importanti, e quindi dicevo Firenze per un verso, in Milano, Milan, noi altrettanto, quindi fa parte del gioco e bisogna saper giocare, noi tutti insieme, squadra, società e tifosi abbiamo giocato insieme e non diciamo che ne siamo usciti, ma siamo sulla buona strada. Di solito si dice squadra che vince non si cambia, sarà così domani sera a San Siro rispetto all'11 di Ma Cagliari? non so, adesso vediamo. Io credo poco a queste cose qui, credo più a quello che si debba fare in campo, quindi al di là degli interpreti, quello che ho sempre detto, credo che diciamo subito anche col direttore, è la mentalità, l'atteggiamento che può essere difensivo, offensivo, quant'altro uno la può vedere, ma l'atteggiamento è una squadra che deve lottare fino alla fine, come sentivo Jacopo, correre più di loro e far di tutto per portare a casa punti.